quelle squadre lì, perciò era un campionato, diciamo, di alto livello, come la Coppa dei Campioni che abbiamo adesso. La competizione principe era allora la Coppa dei Campioni, però la Coppa UEFA dopo e la Coppa delle Fiere prima erano competizioni molto importanti perché avevano nel gruppo partecipavano a queste manifestazioni la seconda, la terza, cioè erano probabilmente per me era più difficile la Coppa delle Fiere o la Coppa UEFA che la Coppa dei Campioni. La Juventus conquista la finale con gli inglesi del Leeds United. A Torino la gara si svolge in due tappe. Il primo incontro viene sospeso per pioggia. Poi si gioca con il lutto dell'atroce notizia della scomparsa dell'allenatore Armando Picchi, colpito da un male incurabile. Quella era veramente la patì per un motivo. Noi arrivammo alla partita a Leeds da un confronto doppio in casa, perché la partita si giocò il mercoledì sera, ci fu un acquazzone violentissimo e la partita fu interrotta nel secondo tempo, fu sospesa, perché il campo era impraticabile. Ed era impraticabile. Ora, quella partita probabilmente per volontà delle due squadre avrebbe potuto essere giocata fino alla fine. Non era corretta che la partita andasse avanti, però se le due squadre non avessero detto niente, nulla sarebbe successo. La partita finiva 0-0 e noi saremmo andati lì a vincere il torneo e la Coppa. In Inghilterra il ritorno vive le sue fasi più emozionanti nei primi 20 minuti. Passano in vantaggio i padroni di casa, con Clark, ma Anastasi pareggia subito. Il risultato non cambia più. L'1-1 consegna la coppa al Leeds. I bianconeri escono a testa alta e imbattuti dall'Elland Road, e Boniperti vede lungo nel pronosticare un avvenire certo alla squadra. Abbiamo fatto esperienza e maturità, dice il grande creatore di un gruppo destinato a crescere. La Juventus ha comunque entusiasmato. Allora le squadre italiane subivano questa pressione delle squadre inglesi quando si andava a giocare fuori casa. Cioè, abbiamo fatto quasi una partita. Quando si andava all'estero si difendeva sempre. Poi negli ultimi anni, adesso negli ultimi anni, si va lì, si fa la partita. Ma allora le squadre italiane si andava, soprattutto in Inghilterra, su 90 minuti si stava 60-70 minuti nella propria area con tutti questi cross, soprattutto anche di questi che avevano sempre un centravanti. Minimo 1,90 m, 2 m di alto, era una prassi per le squadre inglesi avere un centravanti e si soffriva. Allora, io mi reputavo un giocatore all'inglese e quindi mi sarebbe piaciuto giocare in una squadra inglese. In quel periodo la squadra che dominava un po' il calcio internazionale, comunque in inglese, ce n'erano due in modo particolare, una era il Liverpool e l'altra era il Leeds. Mi ricordo che allora il povero Salvadore, che c'erano tutte queste coppette qui che devono dare ai primi classificati, cioè il giocatore del Leeds, Salvadore prese una coppa di questa qui e scappò negli spogliatoi con dirigente UEFA che gli correva dietro perché voleva la coppa. La Juve torna a sognare la grande Europa guadagnandosi l'accesso alla finale di Coppa dei Campioni nel 1973. A Belgrado i pronostici sono tutti per l'Ajax, che si è aggiudicato per 2 anni consecutivi l'ambito trofeo, e pratica il calcio totale con pressing e fuorigioco, novità sconvolgenti per l'epoca. Si pensa a una gara in contropiede per sorprendere gli olandesi, si fa affidamento sull'orgoglio per superare il gap tecnico con la squadra di Johan Cruyff. Ma dopo soli 3 minuti, Rep sigla un gol che la Juve non riesce più a recuperare.
Fu incredibile andare a Belgrado nel 1973, era ancora la Jugoslavia di Tito, non era facilissimo espatriare allora. Noi partimmo da Torino, mia madre, mio padre, mio fratello e io con una vecchia BMW piuttosto scassata, in una sorta di esodo che sembrava quasi la Nabasi, una Nabasi ellenica, no? Tutte macchine in fila che partivano verso Belgrado, alcuni arrivarono con mezzi di fortuna. Io ricordo precisamente che entrai allo stadio che si chiama il Maracanã di Belgrado, 120.000 posti seduti, alla faccia del socialismo reale, alle 2 del pomeriggio, quando la partita cominciava alle 8. Lo stadio era per tre quarti bianco-nero, ma c'erano anche molti tifosi dell'Ajax. Fu tutto molto bello, tranne il fatto che dopo 7 minuti la partita era già decisa. Troppo forte quella squadra. Alla premiazione, molti giocatori dell'Ajax vestono le divise bianconere. Per ora, trionfare in Europa resta un'illusione ottica. Ci fu una impreparazione sorprendente, a dirlo, a livello generale. Noi forse la partita l'abbiamo perso mentalmente, prima della gara, e non come gioco, come... Incontravamo il grande Ajax, grande squadra, grande, con questi Cruyff, Rep. E allora era la prima squadra che applicò sistematicamente il fuorigioco, ci colse impreparati. Io mi trovai in fuorigioco 5 metri oltre la metà campo. Ma che succede qua? Dove ci siamo rimasti male, non solo io, ma anche i miei compagni, che eravamo sul Pullman, perché siamo finita la partita, siamo saliti sul Pullman e Pullman erano tutti e due attaccati uno all'altro, e c'erano questi giocatori dell'Ajax che avevano preso questa colpa qui, l'hanno portata in fondo al Pullman e l'hanno messa sulla biancheria sporca, l'hanno buttata proprio così, perché non so se era la seconda o la terza che vincevano. E per noi che la guardavamo con queste occhi sbarrate, insomma, vincere la Coppa dei Campioni e di fare una finale e vincere non è che capita tutti gli anni a tutti i bambini. Nelle edizioni successive, la Juventus infrange le sue aspirazioni sul muro tedesco. Nel 1974 è dalla Germania dell'Est, con la Dinamo Dresda, che arriva una precoce eliminazione. Nel 1976 i bianconeri si trovano di fronte una squadra dell'Ovest, il Borussia Mönchengladbach, che ipoteca la qualificazione con un 2-0 in casa agli ottavi di finale. Io sono entrato a far parte della Juve in un periodo in cui c'era una sorta di fatalismo negativo in queste competizioni europee. Allora dicevano, la Juve negli anni precedenti, quando aveva una squadra che avrebbe potuto competere a livello delle squadre migliori, e mi riferisco agli anni, fine anni 50, con Charles, Sivori, Boniperti, allora la Juve non interessavano le coppe europee. La consapevolezza delle partite di coppe internazionali c'era, e c'era anche questa sorta di fatalismo negativo che aleggiava su di noi. Prima si andava lì prima di tutto per non prenderle. E allora la mentalità era quella di fermarsi lì tutti a metà campo, aspettare, cercare di fare contropiede. Per 70 minuti ieri sera la gran folla dello stadio comunale di Torino ha visto in campo una sola squadra, la Juventus. Del favoloso Borussia si intuivano l'indiscussa preparazione fisica e gli schemi tattici, ma sul piano pratico niente di più. Tant'è vero che fino alla mezz'ora Zoff era rimasto del tutto inoperoso, mentre in area tedesca c'erano stati e si erano ripetuti momenti caldi.
La Juve sembra andare incontro alla tradizionale maledizione di Coppa che l'affligge da tempo, anche se al ritorno sfodera una prestazione di grande orgoglio. Un cross e anziché fare il cross la colpì male, andò all'incrocio sul secondo palo. Io ero lì sul palo e Parola mi disse: ci fossi stato io in campo avrei fatto la rovesciata. Bellissimo. Al 25esimo, per frenare Wimmer, Furino e Zoff si ostacolano. Sul cross del tedesco il portiere respinge come può, raccoglie sul rimbalzo al limite dell'area Danner e infila, nonostante un disperato recupero di Furino. Le partite raramente si vedevano, quando si giocava fuori immaginavi addirittura, soprattutto quando si andava a giocare nell'est, immaginavi come dire, l'inenarrabile. Quando giocavi in casa avevi questa angoscia continua della esclusione della zona di Torino, per noi che eravamo juventini di Torino, cioè fino all'ultimo non sapevi se la partita sarebbe stata trasmessa. E devo dire che il momento in cui arrivava l'annunciatrice che annunciava per tutta l'Italia la trasmissione della partita, per Torino talvolta la bocciatura, era davvero un momento drammatico. Io ricordo soprattutto che poi non ci si abituava all'idea, per cui ogni 20 minuti andavi a vedere in televisione se cambiava la situazione, se al posto dello sceneggiato o del film che avevano deciso di trasmettere cambiava il palinsesto, diciamo, in maniera improvvisa. Era un dolore, ecco, non vedere la Coppa era un vero dolore. Ti racconto un episodio, quello che a volte nello spogliatoio veniva fuori, anche durante la preparazione della gara di Trapattone o dell'allenatore, il quale presentava la squadra avversaria, illustrava quali erano le caratteristiche dei singoli giocatori così cercava di farti capire quali potevano essere le caratteristiche per meglio prepararti alla gara. E poi tra le altre cose terminavano quasi sempre con: oh, mi raccomando, guardate che la partita la trasmettono anche a Torino, la fanno vedere per televisione, la trasmettono anche a Torino, se eravamo in trasferta. Questo era un modo di dire: guarda che è anche importante perché la trasmettono a Torino. Il 1977 fu un anno anche difficile per la nostra città, la rivalità con il Torino era molto accesa, venivamo da un cambio epocale, ma fu soprattutto l'anno della prima conquista di un trofeo internazionale europeo per la Juventus. La conquista dell'Europa avviene nel 1977 con la nascita di una Juve forgiata da Giovanni Trapattoni. I primi due turni di Coppa UEFA mettono di fronte l'ostacolo Manchester. Nei 32esimi i bianconeri rimediano all'1-0 patito in Inghilterra con il City, con un 2-0 conquistato al Comunale. Con lo United il copione è simile: sconfitta di misura all'Old Trafford e riscatto esaltante nel return match.